realtà io partivo, ma non soltanto per fare il film, perché non sapevo che se sarei riuscito o meno ad arrivare in piazza e a filmare, perché ho portato una macchina fotografica molto piccola per non dare nell'occhio, un piccolo registratorino audio, anche quello perché le notizie erano che sequestravano tutto all'arrivo. Quindi sono andato e ho detto, al limite vado là e almeno vedo quello che succede. Per me era importante anche esserci prima ancora che filmare. Poi tutto è andato bene, quindi il film c'è stato. Poi abbiamo trovato l'aiuto di Rai 3, che ha subito detto sì ad una versione breve, e così abbiamo finito il film. Ma è stato un po' proprio, non si può neanche dire una produzione, sono partito con una macchina fotografica e là è nato il film. Io ho girato con una 5D, con la quale avevo girato un lavoro però su cavalletto, quindi completamente diverso, e era l'unica cosa che avevo che potevo portare in quel momento e che era sufficientemente piccola per non dare nell'occhio. Però i problemi naturalmente della messa a fuoco, dell'utilizzare una macchina del genere a mano, sono enormi, però alla fine l'aspetto figurativo del film più plastico viene proprio dall'avere reso creativo quelli che sono i problemi appunto della messa a fuoco, della profondità di campo estremamente limitata. E il suono invece, ho utilizzato un registratore digitale, uno zoom H4 che ho utilizzato poggiato sulla macchina fotografica, attaccato alla slitta del flash della macchina fotografica in quasi tutte le situazioni. Invece lo staccavo e lo mettevo al centro dei dibattiti quando la gente parlava. In questo modo, essendo molto, molto buono di qualità e anche potendolo tenere molto vicino alle persone che parlano, era quasi un effetto radiomicrofono che permetteva, in una piazza che è rumorosissima, di sentire le parole degli intervistati, insomma delle persone che parlavano fra di loro. Poi. E poi naturalmente il fatto di essere così leggero è proprio un'altra cosa rispetto alla televisione o a una troupe che arriva pesante con 2, 3, 4 persone, la telecamera, l'asta, il microfono. È tutto un altro tipo di approccio, perché lì arrivi e chiaramente sei autosufficiente. Quando sei così totalmente leggero e anche in qualche modo un po' imbarazzato, sprovvisto, le persone in qualche modo ti devono adottare, ti possono far parte del loro mondo, mentre altrimenti sei comunque un elemento estraneo. Io quasi subito sono riuscito a entrare nella loro vita, a condividere con loro quasi tutto quello che c'era da fare in piazza, e poi ogni tanto io tiravo fuori la mia telecamera e così, anche con una certa leggerezza, riprendevo. Sì, io dormivo con loro sdraiato là per terra all'inizio, poi piano piano ci si organizzava, quindi all'inizio ero proprio sul fango, il giorno dopo avevo messo una tenda della doccia presa al mio albergo per terra per evitare, perché c'era un freddo impressionante durante la notte. Dal terzo o quarto giorno sono arrivate delle coperte, poi delle tende, un po' di fortuna e poi delle vere e proprie tende alla fine. Quindi ci si organizzava di giorno in giorno, il cibo lo portavano, chi veniva in piazza portava del cibo, quindi tutti nutrivano tutti, era una cosa molto strana, però nessuno si è mai posto il problema. Cioè, si era creata una rete di solidarietà che portava il cibo in piazza, ma poi semplicemente chiunque aveva il modo di uscire riportava del cibo, che poteva essere un casco di banane o dei panini o l'acqua lo stesso. Cioè, era tutto abbastanza naturale, apparentemente non organizzato, però funzionava. Sì, ho cercato di stare dentro e fuori contemporaneamente, cioè sicuramente un aspetto clinico analitico non era possibile, perché avrebbe perso quello che era di più interessante lì, cioè proprio l'emotività delle persone. Per cui io ho cercato sia di non fare finta di essere all'interno, perché comunque io ero un estraneo a questa cosa, però nello stesso tempo di poter avvicinarmi il più possibile alle persone e seguirle il più possibile dal loro punto di vista per mostrare la loro e la mia emotività. Specialmente al montaggio ho cercato di lasciarmi completamente, di liberarmi anche da certe remore formali e di prendere anche, cioè, prendermi tutto il piacere possibile dal fare questo film, perché è un film di entusiasmo, e quindi ho cercato proprio di farmi trasportare da questo entusiasmo e di evitare un rigore formale che magari ho avuto negli altri lavori e che qui sarebbe stato fuori luogo, perché la rivoluzione è il posto in cui devi prendere dei rischi. Se non prendi rischi, cioè non la puoi giudicare dall'esterno, sarebbe stato qualcosa quasi di falso. A me interessavano i leader non leader, cioè tutti erano dei leader, tutti erano persone che si ponevano anche i problemi che si deve porre un leader, un organizzatore, però poi di fatto nessuno lo era, cioè tutti cercavano di micro-organizzare loro stessi e il loro gruppo
per cercare di dare una continuità alle cose che facevano. E secondo me è più interessante mostrare questi protagonisti rispetto ai veri leader. Comunque un'organizzazione di un altro, appena a livello superiore, c'era anche in piazza, però era meno interessante, perché è importante che i personaggi siano dei personaggi un po' di mediazione. Io anche negli altri film ho deciso sempre di seguire questi personaggi che non erano né veramente gli ultimi, quelli che non si pongono i problemi e seguono, né neanche i capi, cioè quelli che stanno a metà e che si pongono i problemi come ce li porremmo noi al loro posto. E quello devo dire che era abbastanza naturale per me, ma anche nel film Primavera in Kurdistan, Carnet d'un combattant kurd, io seguo, cioè, il diario di un combattente che non è né sicuramente un capo, ma è anche un piccolo intellettuale, un po' il meccanismo dei piccoli maestri di Meneghello, insomma, in cui la resistenza spesso è fatta da persone che hanno un loro patrimonio personale a volte molto complesso. In questo caso El Sayed, il ragazzo che ho seguito, è un giovane traduttore, poeta, ma anche viene dalla campagna, quindi ha fuori da degli stereotipi che ci si possono immaginare, e però nello stesso tempo è lì, lui l'ha fatta la rivoluzione, lui hanno sparato, cioè non si può dire che fosse uno che si fingeva un rivoluzionario, cioè. Si erano cori che si davano da un lato e dall'altro, perché poi la piazza è enorme, la piazza Tahrir è proprio gigantesca, sarà 20 volte la piazza grande di Locarno, cioè sarà lunga 600 metri da una parte all'altra e 400, insomma, una piazza Tiananmen forse è più grande, però, insomma, perché non è neanche una piazza, sono tre piazze messe insieme, quindi c'erano vari focolai, ognuno aveva i suoi cori, si sentivano i cori dietro, quelli davanti, quindi si... camminando per la piazza si passava da un coro all'altro, e poi i cori a volte camminavano perché seguivano qualcuno sulle spalle, insomma era tutto un gioco di improvvisazione molto simile, cioè veniva fuori dal fatto che in Egitto durante i matrimoni ci sono questi artisti improvvisatori, questi poeti che prendono un po' in giro lo sposo, la sposa, quindi questo meccanismo di botta e risposta tra chi fa l'improvvisazione e chi risponde è tipico dei matrimoni in Egitto, e là si erano tutti lanciati, perché poi è sempre molto di sfottò, di presa in giro, e quindi là la presa in giro era arrivata a punti estremi con Mubarak, però sempre mantenendo una forma quasi come se uno stesse prendendo in giro il vicino di casa, cioè c'era questa familiarità col potere. Il rischio non è una cosa che si ricerca, però è chiaro che queste situazioni sono estremamente interessanti da filmare, e forse il vero passaggio è stato quando in Kurdistan per la prima volta ho capito di essere capace di sopportarlo la paura, cioè, anzi la paura prima di... cioè non è la paura che il problema è la paura della paura, in un certo senso è quando tu dici in quella situazione in cui sarò a rischio mi paralizzerò, allora non vado, quindi la paura di non essere a livello di un rischio, cioè di essere... che succeda qualcosa terribile nel momento in cui sei sotto pressione. Invece, di fatto, la prima volta che ti succede, ti trovi quasi senza volerlo all'interno di una situazione di rischio e capisci che invece, cioè, si convive con la paura, anzi a volte è un'adrenalina, una sensazione forte. Poi a un certo punto dici al massimo muoio. Cioè quando hai sopportato di fatto almeno una volta questo al massimo muoio, le volte successive non è che non fai attenzione, perché comunque in ogni momento... cioè, fare attenzione significa veramente suicidarsi e non è quello l'obiettivo, però se fai un po' di attenzione e ti trovi in situazioni del genere, poi capisci che non sei da solo, perché pure quello è importante, cioè quando tu hai paura ma sei circondato da un milione di persone dici ma perché proprio a me deve succedere, perché tutti gli altri sono il più stupido di tutti, che io non posso stare qua e gli altri sì, oppure quando sei quei guerriglieri che ci sono migliaia di persone e ne vedi centinaia ogni giorno e loro sono lì da anni e stanno lì non tranquilli, però insomma fanno quella vita, tu dici vabbè, io non cosa ho di meno di queste altre persone, cioè è un po' il condividere con gli altri la paura e il rischio, un po' il capire che in quanto esseri umani fa parte del gioco, anzi il fatto di essercene privati per tanto tempo in qualche modo ci provoca anche secondo me una sostanziale indebolimento e appunto paura pure per cose che paura non dovrebbero fare, cioè anche del quotidiano. Tra l'altro innanzitutto bisogna avercele di fronte, sono due reazioni possibili secondo me, entrambe da evitare. Una è che l'amore per l'orrore, cioè un po' il parossismo della visione, per cui vedi quelle cose e dici ok, le sopporto, ora le mostro, quindi quelle sono la notizia.
e l'altra viceversa è girare, cioè non sopportare completamente quella visione, girare la testa dall'altro lato e dire no, questa cosa non mi interessa. Secondo me bisogna fare i conti con una cosa intermedia, cioè se uno deve mostrare una guerra non puoi fare finta che non ci sia l'orrore, nello stesso tempo l'orrore è anche in tante altre cose, fanno più orrore, è molto più interessante parlare con i sopravvissuti che mostrare i morti. Certo, il fatto che i morti ci siano non si può, bisogna mostrarlo, ma come lo vedono i sopravvissuti in qualche modo, cioè perché questo sia inserito in una narrazione, perché quello che è il vero problema è quando si mostra l'orrore o qualsiasi cosa si mostri e lo si mette fuori da una narratività. Sì, lo spettacolo fatto a pezzi, così come la televisione, cioè frammenti di cose che in sé tac 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 fanno pezzi di spettacolo, però non sono neanche, non smuovono niente quelli, perché lo dimostra il fatto che la televisione ci mostra morti da decine, da 30-40 anni, non è che questo abbia cambiato neanche la percezione del mondo, mentre un racconto di una persona che ti dice, magari senza bisogno di mostrarla, chi era quello che è appena morto e ti racconta una vita, allora quella forse ti smuove qualche cosa, che il viso di tutti i morti sono tutti uguali poi alla fine, cioè quando sono morti le persone non sono più là, quindi quel che resta delle persone vive sono resti che sono poi uguali, mentre il racconto di una vita è sicuramente molto più emozionante che un orrore fisico. La situazione è esattamente dove era quando quella ragazza diceva non ci muoviamo da qui perché non è ancora vinta. Chiaramente la fine cioè quando un Barak va via è una vittoria ed è un primo momento in cui la folla, cioè il popolo ottiene quello che ha chiesto e scopre finalmente di aver avuto la forza di ottenere quello che ha chiesto. Però secondo me è ancora più ottimista quel finale del film così com'è, in cui si vede che questi ragazzi non si fanno fregare, in qualche modo sono esattamente coscienti di quelli che sono i problemi, i rischi, le possibili strade sbagliate in cui può andarsi a cacciare il movimento post-rivoluzionario, e sono lì e dicono ok, militari, non pensiate che noi ci facciamo fregare adesso, e sono ancora lì, cioè nel senso, chiaramente a distanza di mesi il potere in questo momento è in mano ai militari, la transizione democratica in Egitto non è ancora qualcosa di guadagnato, però nello stesso tempo queste persone sono ancora in piazza e non se ne andranno realmente sino a quando non avranno ottenuto quello che per loro è il loro obiettivo principale, che è una normale democrazia con delle elezioni.